Grazie, deputato. Presidente Renzi, ha facoltà di rispondere. In 3 minuti, prego. Signora Presidente, onorevole Romano, l'abolizione della tassa sulla prima casa, che noi abbiamo definito per tutti e per sempre, corrisponde a una serie di molteplici obiettivi. Il primo è quello di restituire forza al settore dell'edilizia. Abbiamo perso 925.000 posti di lavoro dal 2008 al 2014, quando il trend fortunatamente ha iniziato a invertirsi. La stragrande maggioranza, non la stragrande, la maggioranza assoluta, oltre 500.000, vengono dal settore dell'edilizia. Ha contribuito, io credo, anche il clima di incertezza, perché avere un quadro chiaro di cosa si può fare e cosa no è la prima regola del gioco. Secondo punto, certo, c'è un tema legato a quanto incide. Io ho dei dati un po' diversi, a noi risulta che siano più dell'80% le famiglie italiane che hanno una prima casa di abitazione, una prima casa di proprietà. E tuttavia non è vero che l'Italia è l'unico paese che non tassa la casa. Se noi guardiamo l'incidenza delle imposte sugli immobili, vediamo che sicuramente incide sul PIL più nel Regno Unito e in Francia, 3, 4 e 2,6%, ma meno di noi sia in Germania, 0,5% del PIL, che in Spagna, 1% del PIL. Aggiungo, il 75% dei contribuenti TASI sono lavoratori dipendenti e pensionati. Il valore di quello che pagano è il 74% del gettito complessivo. Sono tutte considerazioni tecniche che vi risparmio. La sintesi finale è che dopo 20 anni di balletto a cui ha contribuito anche la politica, tolgo, rimetto, tolgo soltanto per alcuni, e legandosi anche al fatto che oggettivamente esiste un problema di giustizia e di equità che deriva anche per nostra responsabilità, e prima o poi dovremo arrivarci, dal mancato aggiornamento catasto immobili, quello che noi diciamo qui è che si elimina la tassa sulla prima casa per tutti per sempre, non rilevano le letterine europee, l'Unione Europea faccia ciò che deve fare e noi facciamo ciò che dobbiamo fare nel rispetto che si deve ai ruoli, e ricordiamoci sempre che ogni anno noi diamo 20 miliardi all'Unione Europea che ce ne restituisce 12, e questo atteggiamento di subalternità a alcuni dell'Unione Europea e anche alcuni dirigenti tecnici dell'Unione Europea ha da finire una volta per tutte. Spero che su questo vi sia condivisione, ma il punto centrale è essere nelle condizioni di dire finalmente che l'abolizione della tassa sulla prima casa non deve pesare sui comuni, vale a dire ciò che viene tolto ai comuni deve essere restituito senza neanche un centesimo in meno, perché altrimenti si lede il patto di fiducia e di rapporto con i sindaci.